Come? Io mi sentivo già pronta a rispondere. Tra l'altro, sono un po' emozionata, un po' agitata, perché l'ultima volta che ho parlato di calcio a Napoli, in uno studio televisivo, sono stata cacciata. Torniamo a parlare del Napoli di oggi, perché comunque di che cosa stiamo parlando? No, perché con il paragone nei confronti del Napoli del passato io riesco a parlare obiettivamente di entrambi i Napoli. No, va bene, ne vale della professionalità di una persona, ma non puoi parlare obiettivamente perché sei emozionalmente coinvolta. Posso esprimere la mia opinione? Io credo di non essere assolutamente d'accordo, perché ne vale della professionalità di una persona. Mi ritengo una persona professionale e quindi so dare un'opinione su entrambi i Ma sei coinvolta emotivamente, come Napoli. Ma non è vero, non è così. Ma il tuo fidanzato dice Nazzaro. Se io parlo, il mio lavoro, io so dare un'opinione. Non sono d'accordo, mi dispiace. Vabbè, io sono d'accordo. Se vuoi Yolanda la porta sta là, puoi anche andare via, se non sei d'accordo. Ma se vuoi Yolanda la porta sta là, puoi anche andare via, se non sei d'accordo. Se tu ritieni, puoi anche andarvia. Perché è un'opinione diversa dalla tua. Torniamo, la prendiamo noi. Viene da noi. Per vedere se è ancora un po'. No, resta qui, sei liberata di lui, no? Beh, non la metterei proprio così, diciamo che il calcio salutiamo il mio lavoro. Walter De Maggio, che ha regalato a Sbandati Yolanda. Sì. Tu Yolanda, la porta sta là, puoi anche andare via, se non sei d'accordo. Ha regalato a Sbandati Yolanda. Sì. Tu Yolanda, la porta sta là, puoi anche andare via, se non sei d'accordo. Sì, grazie. No, scherziamo Walter, è un amico, noi scherziamo. Qualche altro giornalista da mandarci? Scherziamo ovviamente, Walterone. Tu Yolanda, la porta sta là, puoi anche andare via, se non sei d'accordo. Il calcio è il mio lavoro, il calcio è passione, aggregazione ed è giusto che sia così, e viva il calcio!